La custodia di Terra Santa si prepara al 4° congresso internazionale dei commissari che si terrà a Gerusalemme dal 26 novembre al 2 dicembre. L'icona ufficiale scelta per il congresso rappresenta l'incontro di San Francesco con il sultano d'Egitto, Malik el-Kamel, di cui l'anno prossimo ricorre l'ottavo centenario. All'evento parteciperanno il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, il Cardinale Leonardo Sandri, il segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Monsignor José Octavio Ruiz Arenas, il Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori, Fra Michael Perry, e il Custode di Terra Santa, Fra Francesco Patton, oltre a 70 commissari provenienti da tutto il mondo. Il convegno, il congresso per i commissari di Terra Santa sarà un congresso internazionale, quindi sono invitati a partecipare i commissari di Terra Santa di tutte le province dell'ordine. Il servizio che i commissari di Terra Santa fanno è non solo prezioso ma indispensabile. Di fatto sono gli ambasciatori della custodia di Terra Santa nel mondo intero e sono un collegamento tra la provincia di Terra Santa, la custodia di Terra Santa e il resto dell'ordine, ma anche tra la custodia di Terra Santa e la Chiesa Universale. Oltre agli incontri, i presenti avranno la possibilità di partecipare alle celebrazioni nella Basilica del Santo Sepolcro, al Getsemani e alla preghiera dei Vespri nel Cenacolo, a Gerusalemme. A Betlemme invece vivranno l'esperienza di iniziare il tempo liturgico dell'Avvento, in preparazione al Natale, nella terra in cui nacque Gesù. Sotto la guida dei professori dello Studium Biblicum Franciscanum, i commissari faranno escursioni bibliche e archeologiche. Per il custode di Terra Santa, il servizio dei commissari è fondamentale, anche a livello economico. Svolgono un servizio, come dicevo, indispensabile in quattro direzioni. Quella di far conoscere la Terra Santa, che è fondamentale. Quella di invitare e organizzare il pellegrinaggio in Terra Santa e quindi accompagnare anche i pellegrini, prepararli, fare in modo che il pellegrinaggio diventi un'esperienza di evangelizzazione, di approfondimento della fede. Poi è fondamentale quello che i commissari fanno anche a livello di sostegno economico attraverso la colletta del Venerdì Santo, che è una colletta pontificia in tutta la Chiesa, in tutte le parrocchie. Un lavoro importante che si estende anche all'ambito della promozione delle vocazioni. Questa terra non solo è la prima missione dell'Ordine, ma è al tempo stesso la missione affidata direttamente dalla Chiesa, ha poi concluso il custode di Terra Santa.